domandavo se lei è stato ad Algeri? Voi avete vissuto ad Algeri intanto? Lei è stato ad Algeri? Lei è stato ad Algeri? No, no. No, no, assolutamente no. Sentiamo. Pronto? Pronto? Sì. Sì? Senta, chiamo per quel signore di Napoli. Sì, prego. Sì. Con chi sto parlando? Prego? Pronto? Sì, sì, dica, dica. Devo rispondere per televisione. Come dice? Chiamo per quel signore di Napoli. Prego, dica. Senti, io sono di Napoli, no? Sì. Però sto lavorando a Milano. Sì. E io quel signore l'ho visto ieri a Milano, sicurissimo. Sicurissimo perché lo conosco a Napoli, c'è una baccalleria, una cinepesce. Una baccalleria, una cinepesce. Ha capito? Ha capito proprio dove sta questa baccalleria a Napoli. Sta capendo? Come? Pronto? Sì, no scusi. Una bancarella l'hai detto, non la sento bene. No, pesca. Questo signore c'ha un negozio di genepesca. Genepesca, genepesca. Sì. A Napoli. Sì, infatti l'ha detto. Abbiamo sì. A Terdei. Sì, esatto. Esatto? Sì. Io ieri camminando per Milano, sì. Alla stazione centrale, proprio preciso. Sì. L'ho visto e mi sono voltato perché lo conosco, abbiamo giocato a biliardi assieme, però non so il suo nome. E l'ho visto, ha detto che sta facendo questo qua. Sì. Poi mo, accendendo la televisione, perché sono venuto adesso dallo stadio, sì. Ma io l'ho visto ieri a Milano, che ha detto fammi chiamare a questa trasmissione, che ha detto fammi chiamare. Sì, posso avere il collegamento con la figlia, con la signora Crapetto, sì, sì. O no? Domando alla regia nostra, sì. Dice di aver visto suo papà a Milano. A Milano. Sì. Ieri. Beh, sì, che ora? Non mi ricordo bene, di pomeriggio era, perché io lavoro. Erano l'una e mezza, questo orario qua. Sì. Senta, lei ha parlato di una sala da biliardo? Sì. Dove c'è la baccalleria, di fronte c'è un biliardo, un po' più giù. Sì, ci sta. Sta una panetteria. Ma panetteria. Ora l'hanno torto. Eh? Eh? Avete parlato? Eh? Avete parlato? Eh? Eh? Io mi chiamo Capocelli Giuseppe. Giuseppe? Io abitavo a Mater Dei. Sì. Scusate se mi intrometto. Come stava il signor Crapetto? Come stava il signor Crapetto? Stava benissimo perché camminava a svizzera. Va bene, senta signor Crapetto, mi sembra già un'ottima notizia. La ringrazio molto signor Giuseppe. Va bene. Arrivederla. Va bene. Buonasera, arrivederla. Prego. Allora stavo parlando con lei. Allora mi domandavo se lei ha il desiderio diciamo di andare in Africa. Vi avevo chiesto. Se avevate parlato dell'Africa, suo figlio con l'Africa.